Perché già qualcosa avete intuito dalla prima presentazione e vedete qui sto parlando di talento, perché comprenderemo che il talento non è un fare, ma è un essere. Quindi già con voi sto entrando nell'ottica del talento, condividendo con voi quella che è stata la pratica, la conduzione della mia vita per manifestare al massimo il mio talento. Ed ho scoperto che quello stato che mi consente di camminare sul filo senza paura, ma con eccitazione e fede, quindi con entusiasmo e fede, è lo stesso stato che consente al nostro talento e al nostro genio creativo di sentirsi libero, di andare in creazione autentica, di collaborare con il cosmo.